Comics il giorno dell'assalto in centro storico, folla record di visitatori provenienti da tutta Italia, code ovunque. Borgo a Mozzano in 20.000 per Halloween, a Borgo a Mozzano grande successo per l'ormai tradizionale festa del 31 ottobre. Lo sport calcio Grosseto, stress test della Lucchese, a digiuno di risultati da oltre 40 giorni, i rossoneri cercano il rilancio nel posticipo di lunedì, debuttano Di Masi e Mingazzini. La sfortuna non abbatte le mura, prive anche della Pedersen, le biancorosse giocano domani sul campo della Triestina, Diamanti chiede grinta e determinazione. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi folla davvero record per la terza giornata di Lucca Comics e Games in centro storico, arrivi da tutta Italia, difficoltà e disagi prevedibili per il traffico e la sosta. Iniziamo dalla cronaca di quanto successo all'interno delle mura nel servizio di Lorenzo Bertolucci. Centomila persone? Forse di più? I dati ufficiali arriveranno soltanto nelle prossime ore, ma è praticamente certo che il terzo giorno di Lucca Comics and Games 2014 passerà alla storia. Per chi conosce bene la manifestazione, così tanta gente davvero non si era mai vista. E per fortuna da quest'anno il festival occupa praticamente tutto il centro storico, disperdendo, se possibile, il pubblico. Gli eventi organizzati per questo sabato, tradizionalmente la giornata clou, erano tantissimi e per tutti i gusti. Per la sezione movie si è cominciato presto, con la proiezione in anteprima al cinema moderno di Andiamo a quel paese, con la partecipazione diretta dei due protagonisti, Ficarra e Picone. All'Astra, Gabriele Salvatores ha presentato Il ragazzo invisibile, la sua ultima creazione in uscita a metà dicembre. Un film tra fantascienza e fantasy, con la colonna sonora firmata da Lucchese Doc Federico De Robertis. Chiesa di San Giovanni piena fino all'orlo per un incontro molto speciale tra i due pesi massimi del fumetto umoristico italiano, Leo Ortolani e Silver, padri di Ratman e Lupo Alberto, moderati niente meno che da Alfredo Castelli. L'area game è stata presa letteralmente d'assalto, tanto che per motivi di sicurezza per tutto il giorno l'entrata è stata contingentata con lunghe attese. Un vero peccato, un aspetto sul quale l'organizzazione dovrà lavorare, anche se il padiglione quest'anno ha già raggiunto la massima espansione. Tra anteprime di videogame e giochi di ruolo anche un ospite attesissimo, Joe Abercrombie, lo scrittore più talentuoso del settore fantasy, in uscita per Mondadori con Mezzo Re. E poi la gara dei cosplay, centinaia di ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia si sono sfidati a colpi di costumi e rappresentazioni per la sfida più colorata e divertente dell'anno. 3 minuti di gloria per i quali si lavora mesi preparando abiti e accessori. Domenica, quarto e ultimo giorno, con l'avvio di una nuova iniziativa, la Walk of Fame del mondo Comics and Games. Alcuni artisti, ospiti del festival, tra cui GP, Masakatsu Katsura, Leo Ortolani e Silver, lasceranno il segno delle loro mani su delle lastre, che andranno a comporre una via di nomi famosi destinata ad ampliarsi di anno in anno. Un'iniziativa che renderà ancora più stretto il legame tra la città e la manifestazione. E dopo queste belle immagini andiamo a vedere che cosa è successo fuori dalle mura per traffico e sosta. Vediamo il servizio. Il giorno più lungo per i comics 2014 è iniziato con le code al casello di Lucca Est dell'autostrada. Centinaia di auto provenienti da tutta Italia arrivate qui per il giorno clou della manifestazione. La polizia municipale ha fatto scattare il piano convenuto, consigliando la deviazione verso il parcheggio del polo tecnologico, che è andato alla fine completo. Lunghe code in attesa per le navette che avevano il compito di trasportare i visitatori in centro, ma la passione per i comics è più forte di tutto, come spiegano questi due ragazzi arrivati da Novi Ligure. È la migliore fiera di tutte, dice, è divertente, ci sono un sacco di cose. Passione. Qual è il motivo per non venire, la domanda? Esatto.
Sulla circonvallazione è stato chiuso, come preannunciato, il tratto tra la stazione ferroviaria e la rotatoria di Viale Europa. Alla stazione le macchine sono state fatte tornare indietro ai macelli. La zona interdetta è stata così trasformata in una grande area semipedonale per consentire l'arrivo in sicurezza dei pedoni dalla stazione in centro. Forti rallentamenti sul cavalcaferrovia di Viale Europa a causa del divieto di svolta a destra. La pressione sul Lucca è stata in qualche modo alleggerita dai parcheggi aperti a Capannori. Qui vediamo le auto sulla Romana fatte deviare verso il punto sosta di Piazza Aldo Moro. Ma nella tarda mattinata anche a Capannori la situazione si è fatta pesante. Il servizio navetta è entrato in difficoltà di fronte alla mole degli arrivi e i visitatori al Frizzone hanno atteso anche 2 ore in coda per salire sugli autobus. 2 ore che siamo qua. Secondo me Lucca si è organizzata malissimo. Per un evento così grande, e le dico la verità però non ho problemi, per un evento così grande che richiama un sacco di ragazzi che quindi vengono anche accompagnati dalla famiglia, non si può, bisogna organizzarsi meglio. Sul posto anche il sindaco di Capannori, Menesini, per coordinare gli interventi. Per non allungare le code il parcheggio è stato chiuso temporaneamente e gli autobus sono partiti scortati dalla municipale sull'autostrada per raggiungere Lucca il più velocemente possibile. Lunghe code all'uscita del Frizzone e alcuni turisti si sono addirittura incamminati a piedi verso Lucca. Capitolo sosta. Finiti i posti nei parcheggi, non è rimasto altro che la sosta selvaggia anche davanti agli ingressi delle abitazioni. E ci sono state proteste da parte del comitato Vivere il Centro Storico. Anche questo fa parte dei comics. Molte persone che volevano arrivare a Lucca Comics in treno dalla Valle del Serchio non hanno potuto farlo per l'ennesimo grave disservizio di Ferrovie Italiane. È accaduto alla stazione di Barga Gallicano, dove si è presentato un convoglio con sole 3 carrozze, una delle quali chiusa per la rottura di un finestrino. Molte persone quindi sono rimaste in stazione. Ferrovie dello Stato ha annunciato un pullman sostitutivo che nessuno però ha mai visto. Quindi ci sono proteste che sono state rivolte sia al sindaco di Barga sia alla Regione Toscana perché poi vengano rappresentate direttamente alle Ferrovie dello Stato. C'è stata a Lucca anche una caduta dalle mura, una ventenne di Foggia arrivata per i comics precipitata nel primo pomeriggio dalle mura nel tratto antistante lo stadio Porta Elisa. La giovane è stata trasportata a Cisanello dall'elisoccorso Pegaso, avrebbe riportato la frattura del bacino. Una notizia da Viareggio, sempre di cronaca, un 34enne residente a Massarosa è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa con un casco da motociclista, dopo un violento litigio scoppiato nella notte in via Coppino. L'uomo, titolare di una ditta di revisione di motori a Porcari, si trovava in auto insieme ad alcuni amici. È scoppiato un litigio per questioni di precedenza con un gruppo di ragazzi che viaggiava in scooter e l'uomo è stato colpito prima a pugni e poi appunto con un casco da motociclista sulla testa. Ora si trova ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Le indagini sono curate dal personale del commissariato di polizia di Viareggio. Ci spostiamo a Borgo a Mozzano per la festa che c'è stata ieri sera, la tradizionale festa di Halloween. Quasi 20.000 presenze a Borgo a Mozzano per l'ormai tradizionale festa di Halloween, promossa da Comune e Borgo Eventi, ma con la partecipazione di tantissime associazioni. Basti pensare allo schieramento di mezzi messo in atto dalla locale Misericordia. Quest'anno la festa è stata aperta dal TG satirico Striscia la Notizia, che ha mandato in onda l'ennesima grande illusione del mago Casanova, che alcuni giorni fa si era lanciato dal Ponte del Diavolo all'interno di un cilindro. Per gli amanti dell'horror c'era il passaggio del terrore, con scene tratte dai film più paurosi di sempre. Il culmine della manifestazione è stata la rappresentazione in piazza del Comune della vicenda di Lucida Manzi, quest'anno interpretata dalla bella e brava Laura Mugnaini. Per mantenere eterna giovinezza e bellezza, Lucida fa un patto con il diavolo. Anche quest'anno, dopo 21 anni, Lucida è tornata tra noi nella notte di Halloween ed anche quest'anno si sta recando al Ponte del Diavolo per sprofondare nuovamente nell'inferno con l'ira di Lucifero.
Uno spettacolare percorso lungo circa 2 chilometri ha accompagnato la nobildonna dalla piazza fino al Ponte del Diavolo, da dove poi Lucida, o meglio un manichino, si è gettata nel cerchio. Poi l'ira di Lucifero, rappresentata dallo spettacolo pirotecnico lanciato da una zattera davanti al Ponte del Diavolo. È stata una bellissima esperienza. Lucida Manzi è un personaggio molto importante per questi luoghi e quindi interpretare la sua leggenda è stata una cosa molto importante. Per il sindaco Patrizio Andreuccetti, una serata di pieno successo grazie alla partecipazione di tutti. Io voglio ringraziare tutte le associazioni, le attività commerciali, i singoli volontari, le persone di Borgamolzano che con pazienza hanno sopportato questa serata, perché davvero insomma tutto è riuscito alla grande, sta riuscendo alla grande, credo che sia un bellissimo biglietto da visita per chi è venuto da fuori, anche per propagandare il nostro monumento per eccellenza al Ponte del Diavolo. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. La nostra Lucca in questi giorni è invasa da una moltitudine di giovani e meno giovani per quella che io chiamo l'evento, sì, dei comics e games, cioè i fumetti in parole molto più semplici, gente serena, pacifica, divertente. E il fatto che ci sia questo clima di festa fa pensare che in fondo i giovani, se ben orientati, sanno tirar fuori il meglio di sé, sanno stare insieme senza trasgressioni. È importante quindi che i fumetti siano riproposti dai nostri, quelli della nostra età, Topolino, è sempre attuale, Tex, fino ad altri, le guerre stellari, quindi un po' di fantasia, personaggi di fantasia che crea, aiuta a essere creativi anche noi. Ma quello che mi colpisce quest'anno, e ringrazio gli organizzatori, che di fatto nella chiesa di San Giovanni, il nostro battistero qui accanto alla cattedrale, l'abbiamo messo a disposizione noi, ringrazio, dicevo, gli organizzatori, perché hanno organizzato i fumetti, ma i fumetti della fede. E fede a strisce è così chiamato, no? Come appunto si muove il fumetto. E sì, fede a strisce, perché vengono presentati fumetti, per esempio i brani biblici, alcuni brani biblici presentati a fumetti. Pensiamo alla storia e la vita di santi, guardate, da Giovanni Paolo II fu proclamato santo subito dalla gente, riconosciuto tale della Chiesa, San Giovanni Bosco e così San Francesco. Proposti le loro storie di vita, la loro testimonianza in fumetti. Ecco, davvero è una cosa bella, perché mi fa pensare allora che il senso del sacro, questo bisogno di Dio, è nato dell'uomo, nei giovani, nei nostri bambini, ragazzi. E noi genitori, noi educatori, genitori, che siamo, direi, abbiamo il desiderio che questo dono che abbiamo venga fuori, la fede, il vivere secondo il Vangelo. Proporlo, vedete, con il linguaggio semplice dei fumetti è scendere con il linguaggio adatto ai giovani di sempre, ma in particolare ai nostri ragazzi che sono abituati alle immagini. Allora dico, com'è bello, i santi sono modelli di vita, stiamo vivendo la festa dei santi, guardate, per vedere con l'occhio positivo tutto, anche la festa dei fumetti, che aiuti davvero a penetrare il senso della festa dei santi che stiamo celebrando. Sì, i santi cristiani sono per noi protettori di fronte e vicini a Dio, ma anche modelli di vita. Che ben vengano i fumetti che propongono anche la testimonianza dei santi e dei brani biblici. Utilizziamoli con i nostri bambini e giovani. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e tra pochissimo torniamo con le notizie sportive.